Capo squadra! Che testa è lo... Me? Ti chiedo scusa. Mi sa che mi sono addormentato in piedi, Non so perché, ma provo una sensazione strana in tutto il corpo. Io torno alla base a riposare. Ecci! Che freddo! Andiamo a parlare col capo del villaggio. Il capo del villaggio non c'è ora. È andato a controllare i campi del letto del gigante. Se è urgente, prova ad andare lì. I campi del letto del gigante sono a sud-est del villaggio. Dopo la piana sotto zero, vai a sinistra e prosegui in quella direzione. Ok. Ormai è troppo tardi, anche per questi campi. La terra è troppo sterile e difficile che crescano delle verdure. Temo che per la terra, temo che per le terre della Landa Corona ormai non ci sia più niente da fare. Oh, come mai sei qui? È successo qualcosa? Come? Vuoi che ti racconti del filo destriero del re dell'abbondanza? È una storia lunga. Forse è meglio se ci mettiamo comodi. Parliamone con calma a casa mia. Ti aspetto a Freesdale allora. A più tardi. Mannaia a te, mannaia capo. Eccomi, capovillaggio! La testa della statua del re dell'abbondanza è diventata più grande. Come? Sarebbe questo il suo vero aspetto? Proprio come sul pullover del re dell'abbondanza? Ad ogni modo, parli come se l'avessi visto per davvero. Pensare che la statua è sempre stata danneggiata fin da quando ero bambino. Ah, sì! Volevi che ti raccontassi del filo destriero del re dell'abbondanza. Non so perché ti interessa sapere di questa storia, ma vieni con me. Tempo fa avevo letto in un libro che al destriero del re piaceva un certo ortaggio che cresceva nella Landa Corona. Chissà cos'era. Ultimamente mi dimentico tutto. Se vuoi saperne di più, ti consiglio di leggere i libri sullo scaffale. Ho letto tutto. Ecco, visto, dovevo leggerli tutti. Calyrex è tornato. Calyrex. Capo squadra, mi è sembrato che qualcuno mi chiamasse. Sei stato tu? Giovane umano, hai scoperto qualcosa sul mio filo destriero? Sì. Hai scoperto cosa piace al mio filo destriero? Magnifico. È passato ormai così tanto tempo da quando eravamo insieme che me ne ero dimenticato. Se avessimo questa cosa, forse potremmo attirarlo a noi.
Di che si tratta, dunque? Ma certo, le carote. In effetti, quando il mio fido destriero si trovava nelle vicinanze di campi coltivati con certi tipi di ortaggi, era un'impresa trattenerlo. Ora che mi ci fai pensare, quegli ortaggi erano carote. Giovane umano, come al solito hai fatto un ottimo lavoro. Se avessimo delle carote, potremmo attirare il mio fido destriero. Chissà se gli abitanti del villaggio coltivano ancora carote. Se ne avessi anche un solo seme, potrei farlo germogliare io stesso. Ok. Chiediamo di nuovo. Magari che so questa signora. Selvaggio e bianco come la neve, con la carota algida si saziava. Candido color glaciale, il freddo ortaggio divorava. Selvaggio e nero come la notte, con la carota oscura si sfamava. Oscuro color spettrale, la tetra verdura trangugiava. Bella filastrocca, nonnina. Posso entrare a casa? Ah, codice sempre di Batuffolino, che è Cosmos. Voi che mi dite? La Landa Corona era famosa per le sue varietà di carote che produceva, ma ai giorni nostri non ne viene coltivata nessuna dalle due. Delle due. Delle carote? Io a casa ne ho delle patate, se vuoi. Però forse qualcuno potrebbe avere i semi di carota. Allora, il capovillaggio dubito che le abbia, però. Come? Stai cercando delle carote? In questa stagione di carote purtroppo non se ne trovano, però se vuoi ho dei semi. Vuoi darmi 8 rocce, Max? In cambio dei semi di carota? Sì. Apprezzo il tuo entusiasmo, ma non hai abbastanza rocce, Max. Ah, cavolo. Ok, ragazzi, ho finito adesso la Dainatana. Aspettate che qua avevo il muto, non so se si vedrà, ma avevo messo il muto alla TV. Ok. Perché avendo tolto le cuffie off camera. Ok, perfetto. E ho una bella sorpresa per voi, ragazzi. Ho concluso tutta la Dainatana e ho catturato un Pokémon leggendario. Vi presento Lunala, ragazzi, direttamente da Pokémon Sole e Luna. E almeno farà compagnia a Solgaleo adesso. Sì, che ho già Solgaleo perché l'ho ottenuto con uno scambio prodigioso e non vi dico con che botta di ciulo. Eccoci qua. Allora, ciccio. Ecco, dammi i semi, dai, to. Sì, to. Ne ho 11. Quindi to. Ottimo! Adesso possiamo seppellire un mucchio di Rocemax nei campi e far crescere delle verdure enormi! Eccoti i semi di carota come promesso. Dei semi di carota, manco un quantitativo, eh. Però non metterti a piantarli senza permesso nei campi del villaggio, va bene? Tranquillo, tranquillo, ci penso io. Cari Rex! Giovane umano, hai trovato le carote? Incredibile! In quel sacchetto misterioso ci sono dei semi di carota. Ma che faccia che ha fatto? Gli esseri umani progrediscono continuamente, e così le risorse di cui dispongono. Che cosa profondamente ammirevole. Tuttavia, i campi del villaggio non sono abbastanza fertili per coltivare carote.
Se il suolo fosse fertile, potrei far nascere le carote con i miei poteri. Nella mia landa ci sono due terreni adatti alla coltivazione di siffatti ortaggi. Uno è un campo ricoperto da uno spesso strato di neve, in un bianco purissimo. L'altro si trova vicino alle pietre tombali che vegliano sui defunti. Potrei usare i miei poteri per portare a maturazione le carote in uno di questi campi. Scegline uno e pianta i semi di carota. D'accordo. Ah? Ma com'è che ultimamente finisco sempre per addormentarmi in giro? Ah, sarà perché come caposquadra stanziale ho l'occhio anch'io. Il mio bel da fare. Mi raccomando, caposquadra, non stancarti troppo. Hai segnato la mappa, dice due terreni che indicano Kylo, che indicano Kylo Rex. Ok. Andiamo a piantare i semi. Ciao ragazzi! Nonna! Nonna! Mi canti la canzone del Pokémon destriero del re? Va bene, ecco qua. Selvaggio e bianco come la neve, con la carota algida si alzava. Candido color glaciale, il freddo ortaggio divorava. Selvaggio e nero come la notte, con la carota scura si sfamava. Oscuro color spettrale, la tetra verdura trangugiava. Mi raccomando, fai anche tu come il Pokémon della canzone e mangia tanta verdura. Io no, io non me la mangio. Io non le mangio le verdure, ragazzi. Però fanno bene, per cui voi non prendete spunto da me. Quindi mangiate sano, dormite bene, giocate, divertitevi, fate scherzi, insomma fate quello che un po' vi pare. Dovrebbe essere qui il campo, eccolo qua. È uno dei terreni che ti ha indicato Calyrex. Vuoi piantare i semi? Sì. Vedo che hai scelto questo terreno. In questo campo nascerà una carota oscura. I miei ricordi sono annebbiati dopo tutto questo tempo. Ma mi sembra di rammentare che il mio destriero di tipo spettro se ne cibasse spesso. Te lo chiedo nuovamente. Sei certo di voler piantare i semi di carota in questo campo? Sì. Così sia. Allora pianta qui semi di carota. Ok, piantati i semi di carota. Direi che hai fatto un ottimo lavoro. Ora tocca a me dare dimostrazione dei miei poteri. Calyrex! Oh. Di tutti i semi che hai piantato, sono riuscito a farne germogliare solo uno. I miei poteri si sono indeboliti così tanto
increscioso, veramente increscioso. Ma fra poco anche questo scruccio sarà un ricordo. Giovane umano, ora ti devo chiedere di usare tutte le tue forze per estrarre quella carota oscura. E che ci vuole? Uno, due, opla! Hai ottenuto carota oscura. Ho ottenuto una tasca strumenti base. Ortaggio molto apprezzato dal fedele destriero del re dell'abbondanza, cresce nei campi ombreggiati. Giovane umano, mi complimento per il tuo lavoro. Grazie a quella carota potremmo richiamare il mio figlio destriero. Se poi avessi anche le briglie del legame che amplificano i miei poteri, riuscirei a stargli in groppa con facilità. Tuttavia, temo che nessun essere umano me le offrirebbe in dono. Era lui. Ma è il mio fido destriero, Spectrife! Come risplende il suo nero manto, come galoppa selvaggio e impetuoso. Non è cambiato affatto da quando ci siamo conosciuti. Ah, che nostalgia. Spectri! Deve aver fiutato l'odore della carota, ma non capisce dove si trova esattamente. A giudicare dalla direzione che ha preso, sembra che intenda andare al villaggio per fare razzia di carote. Se è così, giovane umano, dobbiamo subito recarci là. Ho capito, ma senza le briglie come facciamo? Eccoci! Eccolo lì. Fermo. È apparso Spectrier. Non so se possiamo catturarlo. Pugni plasma! Ma sciottato! Io spero di poterlo catturare, ma l'ho sciottato. Non immaginavo di sciottarlo. Cavaliere. Oh cielo, tutto bene? Sì, per fortuna. Credo che qualcosa mi abbia salvata. Crini neri. Un ciuffo di crini di... il fedele destriero del re dell'abbondanza. Sono morbidi al tatto. Oh, Baldo giovane, non so come ringraziarti. Hai salvato questa signora.
Non avevo idea che la nostra landa innevata esistesse un Pokémon così selvaggio. Sembra quasi il furioso destriero che nelle favole faceva da fido compagno al re. Ma forse sto correndo troppo con l'immaginazione. Oh, ma quelli sono dei crini neri. Secondo le favole, se si cuciono assieme i fiori lucenti che fa sbocciare il re e i crini del suo figlio destriero, si possono realizzare le briglie del legame che uniscono il re al suo destriero. In passato i miei antenati fabbricavano queste briglie seguendo un metodo tramandato di generazione in generazione. Ad ogni modo, io non ho mai visto fiori simili e anche la tradizione delle briglie è scomparsa. Ma basta parlare di favole. Devo pensare a come evitare che quel Pokémon faccia altri danni nel villaggio. Ti ringrazio ancora per il tuo aiuto. Andiamo a parlare con Calyrex. Hai la mia gratitudine per aver protetto il villaggio, giovane umano. In realtà, ammanzire il mio destriero sarebbe compito mio. Ma nelle condizioni attuali, il massimo che ho potuto fare è stato concentrarmi e farlo allontanare con il pensiero. Se avessi avuto le briglie del legame, avrei potuto domarlo con facilità. Fabbrichiamole. Che vuoi dire? Vorresti realizzare le briglie con i fiori lucenti che posso far sbocciare io e con i crini del mio fido destriero? I fiori? Lasciami pensare. Ma certo, non ci avevo pensato. Credevo che gli umani non mi offrissero più in dono le briglie del legame perché non avevano più fede in me. Ma sono io che ho perso la capacità di produrre il materiale necessario a realizzarle. Per tutto questo tempo ho frainteso la situazione. Sono passati centinaia di anni dall'ultima volta che ho fatto sbocciare dei fiori lucenti. È una cosa che richiede molta energia. Ma adesso sento ritornare un po' dei miei poteri. Non importa quanto tempo è passato, è giunto il momento di far sbocciare un fiore lucente. Calcali! Giovane umano, prendi. Hai ottenuto petalo lucente. Hai messo petalo lucente nella tasca strumenti base. Come immaginavo, far sbocciare un intero fiore richiede troppe energie. Non so se sarà sufficiente, ma ti chiedo di usare quel petalo per realizzare le briglie del legame. Il discendente della stirpe che fabbricava dovrebbe trovarsi al villaggio. Faccio affidamento su di te. E cerchiamo questo discendente. Ok. Vediamo, forse è lui? Come? Le briglie del legame? Non mi dicono niente. Vuoi fabbricare delle briglie?
Se può interessarti, il capovillaggio è bravo a cucire magliette e vestiti. Chiediamo al capovillaggio allora. Oh, colui che ha salvato il nostro villaggio, sei qui per consultare i libri? Avrei bisogno di un favore. Che? Vuoi che realizzi delle briglie del legame? Non saprei come aiutarti. Ai tempi del mio bisnonno non sarebbe stato un problema. Ma ormai non c'è più nessuno che sappia come fabbricarle secondo la tradizione. E poi non credo proprio che tu abbia il fiore necessario per realizzare le briglie. Quello? È un petalo del fiore lucente? Se è davvero quello che... se è davvero quello, vuol dire che il re dell'abbondanza... Ma no, non è possibile! Se ricordo bene, i miei antenati fabbricavano le briglie del legame con i fiori e i petali di Pokémon seguendo i metodi tramandati nelle favole. Si tratta di un'antica tradizione che ormai è andata perduta. Però il minimo che possa fare per ringraziarti per l'aiuto che ci hai dato è provare. Dammi pure l'occorrente. Dai crini e il petalo lucente al capovillaggio. Ok, vediamo cosa si riesce a fare. Non so se sarò in grado di eguagliare la maestria del mio bisnonno, ma proverò a riportare in vita le tradizioni del villaggio. Taglia, taglia. Cuci, cuci. Infatti, immaginavo che era taglia, taglia, cuci, cuci. Niente da fare, non ci siamo. Anche se sono piuttosto abile nei lavori manuali, temo che per realizzare le briglie sia necessaria una tecnica più fine. Non fare quella faccia, ti prego, sono veramente desolato. Ehi, capo! Ho un problema. Con la doccia nella mia stanza non esce più l'acqua calda. Oh, sono spiacente. Più tardi vengo a controllare. Ehi, caposquadra! Stavate facendo qualcosa di importante? L'atmosfera è un po' tesa. Tutto qui il problema? Basta fare una specie di nastro, no? Su, dammi quel necessario. Bene, e adesso? Cosa dovrei fare con questo petalo e questi peli? Se mi è permesso... Avvolgi i fiori in delicate spire e intrecciale ai crini per il nostro sire. Ma cosa? Serviva proprio cantare. Vabbè, ho capito. Taglia qua, cuci là, ta-la-la-la-la! Toh, ecco qua, così va bene? Hai ottenuto le briglie del legame. Ok, strumenti base. Chi l'avrebbe mai detto che costui celava un simile talento? Sono le briglie del legame, proprio come quelle descritte nei racconti tramandati. Dalla mia famiglia. Non per niente cucio io i vestiti per quella ribelle di mia figlia. Anche il completo d'esplorazione che ti ho dato è frutto delle mie manine d'oro. Ad ogni modo, sono riuscito a ottenere le briglie del... Sei riuscito ad ottenere le briglie del legame. Sono davvero contento. Ok, e adesso? Ehi là!
Mi sono trovato di nuovo a dormire in piedi all'aperto. Stavo congelando, così sono tornato alla base per farmi una bella doccia calda, ma niente. L'acqua era gelida. Mi è preso un colpo, tanto che sul momento sono uscito senza... Giovane umano, sei riuscito a fabbricare le briglie del legame? Oh, devo ammettere che questo umano è stato di grande aiuto. E le buone novelle non finiscono qui. Ho finalmente scoperto dove si trova il mio fido destriero. Spectrier si è rifugiato al Tempio Corona. Eravamo soliti recarci là insieme un tempo. Finora avevo cercato di evitare quel luogo perché mi ricordava i tempi andati. Ma lui invece... Possibile che abbia voluto immergersi nei ricordi del tempo passato insieme? No, non può essere. Il Tempio Corona si erge sulla cima della montagna a nord. Vorrei che salissi lassù portando con te le briglie del legame e la carota. Io ho fretta di raggiungere il mio destriero, quindi ti precederò. Faccio affidamento su di te, giovane umano. Sarà mai a vederci. Sensazione che un attimo fa qualcuno ti stesse osservando. Giovane umano, ti stavo aspettando. Sali sai, una volta il Tempio Corona era la mia dimora. Spectrier ne ha di certo fatto il suo rifugio per schernirmi. Ora che ho perso il mio potere. Oh, vedo che hai portato le briglie del legame. Ti ringrazio. Questa morbidezza, questo colore, questa lucentezza. Ah, quanti ricordi mi riportano alla mente, che nostalgia. Devi sapere che Spectrier è un Pokémon estremamente fiero. Accetta che gli salga in groppa solo chi si dimostra alla sua altezza. Ma ora posso usare le briglie del legame per trasmettergli direttamente il mio potere. In questo modo dovrei riuscire a convincerlo di essere ancora degno di lui. Giovane umano, ora possiamo attirare qui il mio fido destriero. Per fare ciò, deponi la carota oscura nel recipiente accanto al suo giaciglio. Va bene. Ecco a cosa serviva. Dov'è il giaciglio? È qua. Eccolo lì. Fan bagno. Giovane umano, finalmente è giunto il momento. Tuttavia, già una volta hai avuto la meglio sul mio fido destriero. Di sicuro non si avvicinerà di sua volontà a chi considera una minaccia. Pertanto non ci resta che nasconderci e attendere il suo ritorno. Thank you.
Che roba è? Ha una testa enorme ed è in groppa a... Calcali Rex Cal Laical Rex. Ma che... parla? Calir Cali Cali Rex. E beh? Cal Cal Cali Rex Rex. Ah, non ci capisco niente, ma sarà come dici tu. Piuttosto, chi sarebbe... Oh no, di nuovo! Ah! Giovane umano, grazie a te il mio fido destriero è tornato al mio fianco. Questo mi ha permesso di recuperare del tutto i miei poteri. Ero convinto che non ci fosse più nessuno a venerarmi, e avevo anche perso il mio fido destriero. Ero scivolato nel baratro della solitudine. Ma tu mi hai salvato. Non ci sono davvero parole per esprimere la mia gratitudine. Quindi ho una proposta. Se riuscissi a catturarmi ora che ho recuperato i miei poteri, potrei riconoscerti come mio pari e aiutarti nel tuo cammino. Quando ti sentirai pronto, vieni a sfidarmi. Ma prima è meglio che riporti quest'umano nel luogo in cui l'ho trovato. Sarebbe alquanto tragico lasciarlo qui a congelare sotto questo gelido cielo. Ok, dato una salvata, e adesso ti affronto. Calrex Calir! Vuoi preparare una Pokéball per catturare Calyrex? Sì. È apparso Calyrex! Ottanta? E va bene. Pugni plasma! Velocità aumenta. Vai! Come? Più di così non lo posso indebolire. Vai ancora. Ma come? Neanche con la E dai, è impossibile che non sia entrato con quel tiro. Cioè, io se faccio un altro attacco questo mi crepa, quindi... E dai, Calyrex! Ammazza, oh! Devo provare ad addormentarlo, ma non ho nessuno che... nessuno di questi può addormentarlo. Vabbè. Ah, vai, Lunala! Proviamo a ricatturarlo. E dai! Ok, ha recuperato un po' di vita con il gigassorbimento.
Allora, vediamo. Forza lunare! Dai! Non posso usare la Master. Oh sì? Quante ne ho? 3? Va bene, allora usiamola! Preso! I dati di Calyrex sono inseriti nel Pokédex. Leggete voi, ragazzi. Giovane umano, anzi, Kirito. Sarà un onore per me accompagnarti nel tuo cammino. Ehi, caposquadra, sono io, Peony. Ho appena fatto un sogno assurdo. Ero in uno strano tempio e c'era un Pokémon dalla testa enorme e... parlava! C'eri anche tu. Era un sogno, ma sembrava così reale. Insomma, ero preoccupato, così ti ho chiamato. Stai bene? È tutto a posto, vero? Tutto ok. Oh, meno male. Sono stracontento. Mi raccomando. Nella mia squadra d'esplorazione la sicurezza viene prima di tutto. Quindi fai attenzione sulla strada del ritorno. L'avventura finisce solo quando rimetti piede dentro casa. Ok. Andiamo a fare rapporto. E poi ci salutiamo, raga. Ok. Ehi, caposquadra! Come sta andando l'esplorazione? Hai proprio catturato il leggendario Calyrex! Ma è strafantastico! Fammi vedere! Oh, ma... che testa enorme! E questo sarebbe il re dell'abbondanza che governa questa zona! Non so... ma mi sembra quasi di averlo già visto da qualche parte. Ma comunque è effettivamente in sella a un altro Pokémon. E si può dire che quella testa enorme sembri una corona. E vabbè, va bene, visto che più o meno è un re, diciamo che hai completato la missione. Ok, con questo mi hai riferito tutto quello che c'era da scoprire sulla leggenda del re dell'abbondanza. Perfetto, allora non ci resta che segnare questi appunti come completati. Olè! Ci sono altre leggende su cui vorresti fare rapporto? Caposquadra, conto su di te per far luce su tutte le leggende. Molto bene, ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.